Ciao, i tre ruoli fondamentali nelle relazioni. Allora, secondo una... Intanto, prima iscriviti al canale, iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Allora, l'analisi transazionale definisce tre ruoli fondamentali nelle relazioni che si alternano molto frequentemente. Questi tre ruoli, diciamo... Ripeto, sono ruoli variabili, ognuno sceglie il suo ruolo principale, comunque, che gli servirà poi come schema in tutte le relazioni che intreccerà nella vita. Magari in alcuni casi con prevalenza nelle relazioni sentimentali affettive, in altri casi con prevalenza in altri tipi di relazione, però diventeranno degli schemi automatici, delle maschere che noi utilizziamo per difenderci. Questi tre ruoli sono il persecutore, la vittima e il salvatore. Questi tre ruoli, diciamo che in generale non sono mai, non hanno mai un'accezione negativa o positiva. È il fatto che spesso però noi non siamo liberi di agire, diciamo, ma siamo governati da meccanismi inconsapevoli che fanno sì che questi ruoli vengano, divengano, diciamo, come dire, dei ruoli a cui non possiamo poi fare a meno. Questi ruoli sono appunto il persecutore, la vittima e il salvatore. Il persecutore, ad esempio, è una persona che impone dei limiti, impone delle costrizioni, è, diciamo, ad esempio, un padre di famiglia autoritario che impone dei limiti ai figli: non devi andare in discoteca, non devi fare questo. Alla figlia, soprattutto, magari no, tu stai a casa, lei dice. Ma no, ma tutte le mie amiche sabato sera si ritrovano per poi andare a ballare, andare a divertirsi. No, non mi interessa, tu stai a casa, se no ti chiudo pure dentro. Oppure, fin tanto che abiti qua in famiglia, fai quello che dico io. Insomma, il persecutore è quello che ti vieta, diciamo, di fare delle cose. Un marito geloso, una moglie gelosa. Può essere un persecutore. Ecco, queste sono, è la figura, una figura penalizzante. La vittima è colui che è bisognoso, insomma, è bisognoso e diciamo, e si manifesta sempre come ammalato, come che ce n'è sempre una, lamentoso, è quello che è sempre a dieta e non riesce mai a realizzare la dieta. Quello che si lamenta, che fa la vittima di tutto, insomma. È ovvio che il meccanismo, mentre il meccanismo del persecutore è un meccanismo coercitivo, il meccanismo della vittima è un meccanismo, diciamo, di sensi di colpa. E infatti la vittima, cerca di far vivere agli altri sensi di colpa. Ovviamente la vittima, spesso si trova dei persecutori, che possono essere il capo ufficio, che ti impone degli orari che tu devi rispettare, il marito che, o la moglie che ti tartassa, diciamo così. E poi c'è il salvatore è colui anche che aiuta invece spesso la vittima, che si aggancia alla vittima. Quindi la vittima è un po' come un polo attrattore che attiva, diciamo, persecutore e salvatore. E salvatore e persecutore talvolta si scontrano, il terreno, il combattimento è la vittima, ad esempio due genitori, il genitore buono e quello cattivo, le vittime sono i figli, loro due si scontrano. La vittima e il salvatore cerca sempre di aiutare gli altri, cerca sempre di far qualcosa in modo tale che gli altri possano essere soddisfatti, però spesso la vittima... il salvatore perde un po', diciamo, i suoi bisogni non vengono presi in considerazione fondamentalmente. E quindi questi ruoli emotivi possono alternarsi, ma ognuno, come dicevo, ne sceglie uno preferito, uno prediletto. Non tutti
sono ad esempio vittime, non tutti sono salvatori e non tutti sono persecutori, anche senza rendersene conto, però ognuno di noi recita una parte, ognuno di noi recita un copione, quindi non siamo liberi come crediamo di essere, ma spesso siamo bloccati in questi schemi, in queste maschere. Ecco, è importante imparare a riconoscere quali sono questi schemi, riconoscere quali sono queste maschere per poterne venire fuori, oppure, ancora meglio, per usarli consapevolmente. Se troviamo una vittima, dobbiamo entrare o da salvatore o da persecutore, fondamentalmente. Se troviamo un persecutore, potremmo proporci come vittima. Ecco, quindi, ma farlo per mantenere comunque una relazione in qualche modo. Ecco, queste sono le cose fondamentali, insomma, nell'interazione, capire quali ruoli gli altri interpretano, come li interpretano, perché li interpretano, è molto importante. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche a questo mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!